Allora, ciao a tutti, questa è una versione censurata da YouTube. Questo video, in questo punto qua, aveva una musica che ovviamente era a ritmo con le immagini, ovviamente, ma purtroppo viviamo in Cina e c'è il copyright e si vede che la musica che ho usato non gli è piaciuto a YouTube e me l'ha bloccato il video. Quindi sono costretto a caricarlo su BitChute, chi vuole vedere la versione completa e di questo video lo vedi sul mio BitChute. Quindi molti pezzi non hanno senso proprio perché non c'è audio, non ci posso fare niente. Allora ragazzi, qui qualcuno sta cercando di mandarmi un messaggio. Sta cercando di mandarmi un messaggio, io non so, con tutte le cose che potevano costruire questa pecora, mi vanno a costruire proprio una piramide. Ma perché pecora proprio una piramide? State cercando di dire, qualcuno mi sta seguendo per caso questo viaggio? Allora, questo è il campo di concentramento di siamo vicino a dove abita Fed, diciamo, siamo a Riva di Ugento, forse il mare più bello mai visto in vita mia. E qui nel verde c'è questa telecamera, molto bella questa scena. E qui ci sono i detenuti ovviamente che passano. Abbiamo dei detenuti molto intelligenti, coadiuvati dalla tecnologia. Bene ragazzi, il cavallo è stato legato, può passare la notte qui indisturbato e al sicuro. Ecco, così fa la corda. C'è un campeggio che si è impuntato, che volevano marchiarmi con il solito braccialetto rocissimo. La pecorella qui presente ovviamente si è fatta marchiare. E ovviamente qui il problema non è, cioè, dicevamo la pecorella, il problema è che le pecore che accettano di farsi marchiare, cioè, perché il problema dei campeggi sarebbe questo, che loro non sanno, qualcuno che non del campeggio dalla spiaggia potrebbe intrufolarsi al campeggio e quindi hanno questa giustificazione per rendere il lavoro più semplice a loro, dicono ma marchiamo le pecore, che cazzo ci frega, invece di magari di fare in altro modo, che ne so, di beccare quello l'intruso in altro modo. Fanno meglio, fanno prima così, visivamente vedono i marchiati, no? Che c'è nel braccialetto. Le pecore accettano questa cosa come se niente fosse e tutti girano col braccialetto come se niente fosse, no? Allora, questo qua è pecora, lui è pecora e grazie al suo sacrificio il sole risplenderà sulla sciagura umana. King Kong. Il gorilla sta uscendo dal mare, ragazzi, si tratta di questo sasso qua. Vado a vederla. Questo cane potrebbe benissimo andare per conto suo, libero. Ma ormai è stato schiavizzato nella mente e anche se il guinzaglio non lo regge più il padrone, lui sta buono lì. Salve ragazzi dal campo di concentramento di Torre Lapillo. No niente, volevo semplicemente presentarvi Scemo Viscemo. Scemo Viscemo, com'è la storia di Scemo Viscemo? Ah, non posso dire di no. Praticamente noi stiamo affrontando un viaggio proprio on the road e dovremmo fare attenzione alle spese eccetera eccetera, e come nel film Scemo di Scemo l'amico dell'altro scemo gli dice: senti, ci sono rimasti pochi soldi, vedi di non sperperarli tutti. E quelli tornano cappellini, fischietti, ventoline, non si sa che cazzo c'è tutto. E cosa che è successo quando l'altro scemo qua del gruppo ha comprato Scemo di Scemo, lo chiamiamo adesso. E le ciabatte, vediamo le ciabatte ragazzi. Le ciabatte sono gelati, cosa che ho dovuto mangiare ieri ragazzi. Ci sono dei gelati. Due mele si chiamano, vabbè, lasciamo perdere. Quindi noi
i pomodorini e gli amici col wifi e col portatile che lavorano in smart working, vi salutiamo. Temperatura in questo momento sarà 43 gradi forse, o 44, non lo so. Gesù pranzo. Bene, questo è il trenino di Gallipoli e qui abbiamo la nostra guida speciale per Gallipoli. Salve. Io avrei tanto voluto fare il giro al trenino, ma purtroppo non c'è stato possibile. Il bambino vicino a me avrebbe tanto voluto salire sul trenino. Pensa che vergogna salire là sopra. Sì. Quella è tutta gente da 4 dosi in su. Sì. Bene Fabio, noi ti abbiamo aspettato ma tu non ci sei stato. Ci hai tradito. Siamo qui al tacco. La delusione però. Non sai cosa ti sei perso. Ti sei perso il discorso sui trans e sui demoni. Eccetera, eccetera. No, cazzo. Questo qua non è molto grande angolare però. Due in uno. No, lei si nasconde sempre. Non è possibile, ragazzi. Qui si fa sul serio, ragazzi, la pecora in forma. Questo, qui non siamo nelle strade di Bangkok o che cazzo. Qui siamo a Ustuni, ragazzi. Ustuni, infatti io l'ho ribattezzata. Come l'ho ribattezzata, no? L'ho ribattezzata Ustuni e Gomorra, che è un posto di perdizione. Dove siamo finiti? Ragazzi, cioè, questo è un insieme tra Positano, Roma. È un orrore di questo tipo. C'è del frocismo da tutte le parti, c'è del mignottame di tutti i tipi, purtroppo, e gente embriaga come me. Qua abbiamo anche Antonio, il street photographer. Qua. Qui il rettile ci dice di essere felice, pensa a tutta la durezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Sii felice anche se sei in lockdown. Ma di che cazzo non parla? Fammelo vedere un attimo un secondo perché la voglio tipo prendere con la telecamera. E irradiate. Here we got a huge train, guys. With a huge dick. I pesticidi. Come fai a fare il biologico? Qua io sai cosa gli davo io? Questi qua ci sta un dicono che la farfalla che li buca. E la cimice, quelle cimici che puzzano. No, non sono quelli là, proprio li buco come un ago. Ma come fai a farli intatto? Sai che sta buttato solo? Lo zolfo. Quello vabbè, bianco. Già, lo zolfo dai si può ancora usare, però. No, comunque... lo zolfo è solo un rinfrescante, un disinfettante. Sì. Non è più a. Comunque il biologico fa lo stesso, io faccio l'orto da 35 anni e ho sempre mangiato, ho le patate da parte, ho i pomodori, ho le zucche, ho quello, ho i melanzane sott'olio, mi faccio i carciofini, io non butto niente, ho solo l'etame di cavallo, ho 3 cavalli, esatto. E i cavalli li riempi in autunno, uno spessore così di strato, esatto. Ma arrivi in primavera e è sofficissimo. Ma forse è quella la chiave per non buttare pesticidi, il fatto che li concimi molto, loro magari hanno un'usanza diversa. No, ma io li concimo, ma non è il fatto sulla concimazione. Perché, vabbè, gli do l'azoto, ma loro non gli danno l'azoto, anche l'urea, loro gli danno proprio i pesticidi. No, no, io metto l'urea. L'urea è l'azoto chimico. Che sono il 46% di azoto. Quello va bene, io siccome c'è il letame di cavallo, no, quello va bene, quando va bene. Io non lo metto lo stesso, gli metto il letame di cavallo, che è un azoto più naturale. Quello è fatto in laboratorio dalle fabbriche chimiche. Poi vabbè, quando ti... Io non butto tanto di quei pesticidi, sì. Perché li mangio io. Però ci stanno vicino a me gente che fa il mestiere e se devi fare il mestiere lo devi vendere, che devi vivere,
No, ma quello posso anche capirlo, anche se io vado a comprare allora, quelli biologici. Allora, ci sta uno a fianco a me, no, a fianco, a 100 metri, sì. Le macchie di pomodori, a vista d'occhio, ogni mattina che passavo, ma questo che c'è... Ha detto, no, io non butto niente, ma se tu li pompano con gli ormoni, penso cosa no, nell'acqua, ci mettono il fertilizzante nell'acqua. Sì. Allora, un altro zio mio, il medico ha detto che doveva stare lontano dal fumo. Lui si è fatto una pipa, un metro. Ah, però perché così era lontano dal fumo? Stava lontano dal fumo. Però è bene i polmoni. Ho trovato la... Quello il medico ha detto, devi stare lontano dal fumo. Lui la pipa, non so se era un metro, forse più. Ma questo non è lontano dal fumo. Ma questo non è una barzelletta, cioè è proprio vera sta cosa. Non è vero, mio zio. Un'altra cosa, Enzo. Senti, ma parliamo di cose serie. Lei credo non sia vaccinato o è vaccinato? No, io non sono. Ecco, allora ci capiamo. Siamo fra i pochi allora a posto. Ho ottenuto botta e non... ma non hanno neanche, sì, è stata dura perché non potevo prendere un caffè, ci trattavano come i cani. Ha fatto anche bene per un verso perché molta gente si è svegliata, ha capito quello che ci vogliono fare. Ma io non ci vedo sul grande risveglio alla fine. Gli è andata male adesso, saranno incazzati neri. Minchia, io penso invece che è andata benissimo, cioè io no, non ho mai visto una roba bene. Del genere. Non gli è andata bene, perché? Gli è andata malissimo a quelli che comandano. Gli è andata male e sono incazzati neri e verranno fuori con chissà quale roba. Tu la vedi un po' così? Sì, cioè? Sì, la vedo così. Gli è andata male, non bene, perché è tutto come prima, quelli che hanno capito, quelli che non hanno capito, non hanno capito, quindi a noi ci schiederanno tutti, quelli che ci siamo opposti a qui ci schiederanno tutti e siamo tutti in un registro, così sapranno come, capito? O farà un sistema diviso tra quelli che non so fa. Vogliono fare e vi fanno stare un po' fuori dalla società? Ma no, il loro scopo è avere il potere su tutti e noi non ci pieghiamo, gli scoccia. Con noi faranno il grosso, con gli altri che ormai sono piegati, perché sono quei miliardari di Davos, sono quelli lì che hanno potere, Bill Gates, Rockefeller, sono quelli che comandano, però sono demoni, non sono persone comuni. Esatto. Quelli sono demoni che hanno i soldi però non sono felici e vogliono avere il potere su tutto il mondo, ma gli va male, perché loro si vogliono sostituire a Dio, al creatore, esatto. Capito? Si vogliono sostituire a quello, ma non ce la faranno mai, perché loro sono materia pura, la parte spirituale loro non ce l'hanno, non lo vivono senza sentimenti, un po' come gli alieni, certi alieni che girano anche nel pianeta, i rettiliani o niente del genere, sono un po' senza emozioni. Senza emozioni vuol dire che uccidi 4-5 persone, sei felice e contento con me, come sono fatto io. Allora ragazzi, buonissima notizia. C'è stato un ritardo di un'ora in questo treno e praticamente Trenitalia ci offre un kit cortesia, l'hanno chiamato. Sono proprio curioso di vedere di cosa si tratta. Facciamo l'unboxing in diretta. Si tratta di... Attenzione, mica cazzo. Un po' di merda con tantissimi ingredienti che butterò nel cestino. Oppure potrei regalare al mio peggior nemico. Poi abbiamo dei taralli con 3 triliardi di ingredienti. Poi abbiamo anche un'acquetta. Beh, forse questa è l'unica cosa che si può mangiare. Salvietta monouso igienizzante. Capito? Questa è spruzzata di merda e te la puoi spalmare come un demente nel corpo. Ottimo. Io direi che tenendo solo l'acquetta tutto il resto è buttabile, ma io siccome odio il genere umano lo lascio qui, così qualcuno se lo mangia, un topo se lo mangia e finisce ammalato con questa merda. Ringraziamo le ferrovie per la cortesia. Sto a petto nudo, mi sono sdraiato qua perché
impressionante, cioè questa è tra le città più fredde d'Italia, Sulmona, però il rettile ha deciso di buttarci un bel po' di caldo. Non sei ciò che hai, cioè capisci? Capisci cosa ti va a scrivere zombie? Lo zombie ti va a scrivere cose profonde del genere. Questi poracci che hanno cercato di... Quest'area è stata pulita dai volontari di Sulmona. Se ci tiene la nostra città, il nostro territorio, aiutaci a tenerla pulita. Grazie mille, zombie. Non funziona purtroppo così. Qui c'è distruzione. E siamo a Sulmona, ragazzi. Cioè, questo sta veramente in mezzo alle montagne. C'è un adesivo che dice... Refugees welcome. Bienvenue, au migrant. Io e il ragno spropositato di Sulmona vi saluta.